Non ho ucciso io la piccola Maria, la ragazzina violentata e uccisa a San Salvatore Telesino nel Sannio. Ad 8 Channel parla il 21enne indagato. L'ho accompagnata a casa, mi dispiace solo non aver detto ai genitori che era con me. Al via gli esami di maturità tra ego e voto alle donne, l'ansia e la preoccupazione di 65.000 studenti in Campania. Oggi la prova d'italiano, tra gli altri temi l'uomo nello spazio, confini, valore del paesaggio. Lunedì lo spauracchio del quizzone. PD, Casillo, un errore candidare la Valente. Il capogruppo in regione dei Democratici analizza 8 Channel il voto dopo i ballottaggi. Napoli ferita aperta, commissario in arrivo. Intanto il sindaco De Magistris accelera per la giunta. Fannulloni a Ruggi, ora tutto regolare. Dopo il blitz anti-assenteismo, i controlli a sorpresa della procura non hanno evidenziato altre irregolarità nelle timbrature. Per circa 200 indagati si va verso il ritiro delle accuse. CGL Avellino, eletto Fiordellisi con l'80% dei voti, e lui il nuovo segretario della Camera del Lavoro Irpina. Empatia con i lavoratori e dialogo con la classe dirigente. L'Irisbus vertenza cardine della provincia. Sicurezza sul lavoro, intesa Procura Regione, da oggi piena sinergia tra la Procura Generale di Napoli e Palazzo Santa Lucia nel monitoraggio e controllo delle morti bianche e degli infortuni sul lavoro. Saranno semplificate le procedure e rafforzato il ruolo di vigilanza delle ASL. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione regionale del TG di 8 Channel. Lo avete sentito dai titoli di apertura, in primo piano il drammatico caso che arriva dalla provincia di Benevento. Investigatori e magistrati della Procura della Repubblica Sannita proseguono le indagini per capire chi possa aver abusato sessualmente della bimba, provocandone poi la morte per annegamento nella piscina. Nel frattempo ad 8 Channel parla Daniel, il rumeno, che ha dichiarato di essere stato in giro in macchina con la bambina per poi riaccompagnarla davanti alla chiesa del centro telesino. Mi dispiace solo non aver avvisato al cellulare i genitori per dire loro che Maria era con me, ha detto il 21enne. E di Andrea Caruso. Abusi e violenze sessuali. L'esame autoptico non ha lasciato scampo all'orribile ipotesi presa in considerazione nell'immediatezza della scoperta del cadavere della piccola Maria. C'è un orco, oltre che omicida, da ricercare a San Salvatore Telesino. Dopo l'autopsia, in attesa di ulteriori elementi che possano provenire dai rilievi svolti dal RIS, le indagini sulla morte della bimba rumena di 9 anni vivono una fase di riflessione. Il lavoro dei magistrati della Procura della Repubblica di Benevento punta a completare la definizione del quadro di eventi che hanno contraddistinto le ultime ore di vita della bimba, allargando il ventaglio di soggetti coinvolti nelle violenze su di lei perpetrate e sulla morte per annegamento nella piscina di quel locale del centro telesino, alla quale Maria sarebbe potuta accedere passando al di sotto di una rete che delimita il perimetro della struttura, movimento che le avrebbe procurato anche dei graffi rinvenuti sul suo corpicino. I genitori sono stati nuovamente sentiti in caserma dai carabinieri. Le attenzioni degli inquirenti restano concentrate anche su Daniel Ciocan, 21enne connazionale della coppia, allo stato attuale unico iscritto nel registro degli indagati. Attenzioni inevitabili, dato che il rumeno ha affermato di aver fatto un giro in macchina con la bimba, la quale si era presentata sotto casa sua in cerca di compagnia dopo un litigio con una coetanea, come raccontato dal ragazzo ai microfoni di 8 Channel. Mai per pensieri che succedeva una cosa di genere, po'. Io così, amici, andiamo a telefono, fa. A prendere mia sorella e basta, non ci ho pensato che possa succedere chissà che cosa. Però mentre che andavo a Telese, io ci ho pensato di chiamare i genitori e avvisarli, però non l'ho fatto. L'unica cosa che mi dispiace assai di quello che è successo praticamente. Intanto in paese i sentimenti che prevalgono sono quelli di rabbia e commozione, la comunità è sotto shock, nessuno avrebbe immaginato che nel tranquillo centro telesino si potesse verificare una storia del genere. Cristiano Vella. A San Salvatore Telesino la calma di sempre è un lontano ricordo. La morte della piccola Maria ha scosso tutti e l'agghiacciante verdetto dell'autopsia ha scioccato i cittadini. Poca è la voglia di parlare alle telecamere, chi lo fa oscilla tra la rabbia estrema per quella vicenda che rappresenta una macchia indelebile sul paese. No, ma qua ci conosciamo tutti, bene o male gli extracomunitari sono pure integrati abbastanza bene, ci conosciamo tutti qua. La signora abita là, vedi, dove sono quelle scale, la famiglia dell'indiziato, ma ci conosciamo tutti. No?
per noi un fatto anormale. Si chiede che la macchina della giustizia faccia presto a scoprire la verità, ma tutti ammettono che una ferita del genere non potrà mai rimarginarsi. No, ma il fatto che una bambina non potrà scomparire questa cosa, non potrà restare per sempre, perché comunque per me era un'angioletta. Forte la commozione al ricordo di quella bambina conosciuta da tutti, sempre allegra, pronta a salutare anche 10 volte, se 10 volte ti incontrava a bordo della sua bicicletta. Dal parroco ai vicini, tutti a San Salvatore Telesino ricordano quella bimba allegra, andata via troppo presto, strappata barbaramente da questo mondo. Brava, sei rimasta troppo male, troppo sorpresa, troppo male di tutto. Gli esami di maturità, l'ansia e la preoccupazione di 65.000 studenti in Campania. Oggi la prova di italiano, tra gli altri temi l'uomo nello spazio, confini, valore del paesaggio. Lunedì invece lo spauracchio del quizzone. Ho dormito una bellezza, mai così bene, ti giuro, fantastico. Ma un poco in ansia, ma se penso che solo il primo esame di tanti universitari, diciamo, mi passa. 500.000 di studenti italiani, quasi 65.000 in Campania, i nastri di partenza per gli esami di maturità. Per i ragazzi il solito ventaglio di scelte, analisi del testo, redazione di un articolo di giornale, il saggio breve, tema di argomento storico, tema di ordine generale. 6 le ore a disposizione per lo svolgimento. Non sono mai stata così ansiosa in vita mia. Abbiamo dormito un paio d'ore e poi ci siamo svegliati, non lo so, mi sono svegliata un bel po' di tempo. Ho tentato di dormire in vano perché non ci sono riuscita proprio in pieno, mi sono addormentata intorno alle 3. Più che altro sono ansiosa per iniziare l'esame, più che la prima prova. Oggi dovrebbe essere semplice, mi auguro con tutto il cuore che vada bene. Sapete come si dice, gli esami non finiscono mai, anche per noi dirigenti c'è, cioè l'esame, e gli alunni e gli insegnanti si aspettano, dice chi è questo nuovo presidente, come si comporterà, è ovvio. Lei come si comporterà con i ragazzi? Beh, io già ho detto ai ragazzi, affrontate questa prova con serenità, ma non con superficialità, anzi con molto impegno. Ma questo molto impegno non significa essere preoccupati, perché la vita è fatta di esami. Tra le tracce uscite, Umberto Eco sulle funzioni della letteratura, il PIL per il saggio in ambito economico e il rapporto padre-figlio per il saggio in ambito artistico. Ancora il suffragio universale e le donne al voto per il tema storico. L'avventura dell'uomo nello spazio invece nella tipologia saggio breve in ambito tecnico-scientifico è una riflessione sui confini e la traccia proposta ai maturandi per il tema di attualità. Io vedo che i candidati inizialmente un poco preoccupati, ma poi quando hanno letto le tracce sono molto interessanti, come già avete notato. Ho visto che hanno riflettuto prima di mettere penna su carta. Domani la seconda prova, lunedì lo spauracchio del quizzone. L'esame di maturità è una bella sfida. E in bocca al lupo ovviamente a tutti i ragazzi. Il sindaco di Napoli, De Magistris, accelera per la nomina sulla nuova giunta. Intanto nel PD si apre la resa dei conti. Il capogruppo in regione Mario Casillo, ad 8 Channel, dice a Napoli si riparta dai giovani. Squadra che vince non si cambia. Sceglie la metafora calcistica il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, per spiegare perché il governo della città riparte dagli stessi uomini. Nessuna rivoluzione dunque, ma tante conferme per il De Magistris 2. Ma ora dimostri di essere il sindaco di tutti, il messaggio che gli lancia Valeria Valente, che intende condurre una battaglia decisa dai banchi dell'opposizione. Il caso del PD napoletano sarà al centro della direzione nazionale del partito e nel PD, come conferma la Tartaglione, bisogna distinguere tra il dato disastroso della città e il riscatto ai ballottaggi arrivato dalla provincia. Tra gli artefici del rilancio, il capogruppo PD alla regione Mario Casillo, che aveva manifestato anche a Renzi i suoi forti dubbi sulla candidatura a sindaco della Valente. Poiché il Partito Democratico in questi anni, in particolare in città, non si è radicato bene, quindi non aveva fatto emergere una nuova classe dirigente, secondo me era il momento in cui il partito si dovesse aprire e doveva indicare una candidatura della società civile. Era una mia idea, siamo ovviamente in un partito democratico in cui non sono il solo a dover decidere, si è deciso di sostituire Valeria, io l'ho sostenuta, lei ha fatto anche una bella campagna elettorale, ci ha messo tutto di su. Cioè, ha messo tanto del proprio impegno e ha dato un grande valore aggiunto, ma il contesto era difficile, diciamo, già
purtroppo, diciamo, il risultato che ha raggiunto era il massimo che si poteva fare in quelle condizioni. Il governatore De Luca, che sabato sarà in Irpinia per riaprire la funicolare per Montevergine, chiusa da 4 anni, ammette che a Napoli c'è stata sfiducia e lontananza dalle istituzioni. E il dato negativo dell'affluenza alle urne è clamoroso, ha detto De Luca, che punta adesso ad avere un ruolo di primo piano nella nuova fase che si apre nel PD napoletano. E ora la cronaca: barcaturo come Amsterdam, blitz dei carabinieri nel coffee shop illegale realizzato in un appartamento, 4 ganesi nei guai per la comoda location dove consumare droga, bere alcolici, tra tavolini, accoglienza e luci psichedeliche. Simonetta Iapparillo. 4 persone sono state arrestate a Napoli dai carabinieri che hanno scoperto un coffee shop in via Vicinali Gelsi a Qualiano. Il locale era dotato di addobbi luminosi, tavolini, sedie, banconi con alcol e stupefacenti. Durante la perquisizione i militari hanno trovato e sequestrato 300 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, bustine per il confezionamento e 350 euro in banconote di vario taglio. Il blitz è stato realizzato grazie ad accurati e lunghi servizi di osservazione e controllo a distanza. Così i carabinieri hanno scoperto che quell'abitazione era stata adibita a coffee shop. Lì si era creato un continuo via vai di assuntori che si recavano in quella casa per servirsi dall'esposizione sui banconi sia di alcol che di stupefacenti. I carabinieri delle stazioni di Qualiano e Varcaturo hanno quindi fatto irruzione nel locale in perfetto stile Amsterdam. Passando per la cucina e per una stanza di mezzo con tanto di illuminazione psichedelica dove gli assuntori venivano accolti e lasciavano già che giubbotti, si arrivava nel cuore del ritrovo, completamente isolato dall'esterno per non essere visibile. Lì c'erano divano, banconi, tavolinetti e su tutte le pareti liquori e birre di ogni tipo. Su vari ripiani della stanza residui e attrezzi per l'assunzione di cannabis in tutti i modi conosciuti. I 4 ganesi sono stati arrestati, si tratta di una 52enne sui 2 figli e un 32enne. Dopo le formalità di rito, i 4 sono in attesa di rito direttissimo. 30 anni di carcere la condanna che la Corte d'Appello di Napoli ha inflitto ai 2 killer di Gino Tommasino, consigliere comunale di Castellammare di Stabia. Per entrambi i giudici hanno previsto l'aggravante del contesto mafioso. La vittima venne freddata in pieno centro da un commando composto da 4 persone, tutte ritenute affiliate al clan D'Alessandro, Catello Romano e Renato Cavaliere, condannati oggi a 30 anni, Salvatore Belviso e Raffaele Polito, condannati rispettivamente a 18 e 12 anni di carcere e collaboratori di giustizia. Cavaliere, anch'egli pentito, ha chiesto perdono ai familiari della vittima. Dopo il blitz antifannulloni, i controlli a sorprese della procura non hanno evidenziato altre irregolarità nelle timbrature. Il procuratore Lembo rivela alcuni dettagli dell'indagine in corso all'ospedale Ruggi di Salerno. Per circa 200 indagati si va verso il ritiro delle accuse. Non solo gogna pubblica, per il Ruggi di Salerno arriva anche qualche buona notizia. A margine della conferenza stampa per presentare il progetto congiunto con la Camera di Commercio, il procuratore generale di Salerno, Corrado Lembo, ha sottolineato che la posizione di circa 200 indagati nello scandalo dei cosiddetti fannulloni dell'ospedale non è penalmente rilevante e dunque la procura è pronta a stralciarne la posizione. Soprattutto, Lembo ha rivelato che i controlli effettuati dai magistrati all'indomani del blitz antiassenteismo hanno avuto esito negativo. Come a dire, dopo che la magistratura ha acceso i riflettori sulle operazioni di timbratura, nessuna irregolarità è stata commessa coi badge dell'ospedale salernitano. Sono state analizzate le singole situazioni personali, non tutte hanno avuto un rilievo penale, questo bisogna dirlo, ci saranno un paio di centinaia di persone che saranno esonerate da responsabilità, almeno secondo la valutazione della procura, e posso dare una buona notizia in anteprima, nuova, una notizia proprio nuova. Che noi abbiamo ripetuto i controlli proprio a Ruggi, riservatamente, proprio per verificare se l'azione iniziale del nostro ufficio ha sortito effetti positivi sul piano appunto del ripristino della legalità in questo settore. Ebbene, la risposta è positiva, cioè non abbiamo accertato nessun episodio significativo di reiterazione delle condotte delittuose in precedenza accertate, e questo è un fatto positivo. Parliamo adesso della CGIL di Avellino e Franco Fiordellisi, il nuovo segretario generale, ha ottenuto 59 voti sui 74 a disposizione. Il suo primo impegno sarà per la ex Irisbus. Angelo Giuliani.
L'80% dei voti Franco Fiordellisi è il nuovo segretario della CGIL Avellino, sconfitta la concorrenza di Marco D'Acunto che dopo una prima consultazione interna si è ritrovato in minoranza e ha ritirato la candidatura. Ringrazio Marco perché dopo la consultazione ha fatto le sue verifiche, ha parlato con le persone più vicine a lui e ci siamo capiti. Fiordellisi arriva dalla Filctem, promette vicinanza e empatia con i lavoratori e il suo primo impegno sarà per l'ex Irisbus, quella che considera l'avvertenza cardine di questa provincia. Non a caso si presenta alla stampa con al fianco la passionaria di Valle Ufita, Silvia Curcio. La vicinanza e l'empatia con i lavoratori, le lavoratrici, quelli che hanno perso o che non hanno anche trovato lavoro. E poi una discussione vera con questa classe dirigente. Ci sono 5 anni che stiamo aspettando, sia del Rosso che il governo. Staremo sul punto ancora insieme con Silvia e tutti quanti le compagne e i compagni dell'Irisbus, perché lì è una vertenza cardine. Dopo 8 lunghi anni termina la CGIL la gestione Petruzziello. Il segretario uscente va in pensione ma rivendica la bontà del suo operato. Voglio ricordare che il mio mandato ha coinciso con la crisi. Sono arrivato nel 2008, vado via adesso. La crisi nella nostra provincia non è affatto finita, anzi la disoccupazione continua, negli ultimi mesi abbiamo perso 300-400 posti di lavoro. Io mi auguro che lascio un buon ricordo, che lascio un lavoro anche positivo che ho portato avanti. I fari di Punta Imperatore e Capodorso sono stati affidati ai privati, a Maiori invece il WWF trasformerà la struttura in attività di monitoraggio della biodiversità. Invece a Ischia un'azienda tedesca trasformerà il faro in un resort di lusso. Ce ne parla Paolo Iando. Punta Imperatore e Capodorso sono i fari di Ischia e Maiori che finalmente rivivranno. L'Agenzia del Demanio con il Ministero della Difesa ha proposto in affitto a privati per un massimo di 50 anni, percorsi apparentemente agli antipodi. Da un lato il WWF che si è aggiudicato il faro di Capodorso incastonato a strapiombo sul mare, dall'altro una società tedesca che ha già trasformato il resort in una serie di fari in tutta Europa. Ha il via libera su quello di Punta Imperatore, una delle strutture più belle del Mediterraneo attivo dal 1884 sul promontorio di Forio, con una visita sul canyon di Kuma popolato da delfini e capodogli. La parola d'ordine quindi è valorizzazione e proprio ieri si è conclusa la gara di aggiudicazione, benché l'affidamento formale delle strutture avverrà a luglio. 2 commissioni appositamente costituite, una per l'Agenzia del Demanio e l'altra per il Ministero della Difesa, che avevano proceduto in seduta pubblica all'apertura dei plichi. Il nostro progetto prevede una valorizzazione della struttura del faro di Capodorso con un'attività di educazione, di osservazione e monitoraggio, spiegano dal WWF. Ad un target turistico elevato si rivolgerà invece la proposta progettuale della Floating Lighthouse, che già dispone di un ampio ventaglio di fari nei quali trascorrere, come da slogan, vacanze uniche e romantiche in location remote, lontane dalla quotidianità. Tra gli esclusi eccellenti anche il popolare chef Gualtiero Marchesi, che ambiva con la sua resort a un cenacolo di alta gastronomia. Il via libera al progetto tedesco garantirà ora una nuova vita alla struttura che gli ischitani auspicano rispettosa dell'alta valenza paesaggistica e della sua storia. I temi del lavoro: sit-in dei dipendenti dei consorzi davanti alla sede di Salerno Pulita senza stipendio. Da 4 mesi tornano a protestare chiedendo attenzione alle istituzioni. Tornano a far sentire forte la propria voce i lavoratori dei consorzi salernitani, da mesi senza stipendio e soprattutto privi di qualsiasi certezza per il futuro. Oggi la protesta davanti alla sede di Salerno Pulita, la società che gestisce il servizio di raccolta in città. Noi chiediamo proprio chiarimenti sia al consorzio che alla Salerno Pulita, perché i lavoratori stanno facendo da piattino da una parte all'altra. Cioè una parte dicono noi paghiamo, dall'altra parte dice non pagano, perciò noi non vi paghiamo. Allora vorremmo chiarezza una volta per sempre. Chi è che non paga, Salerno Pulita o il consorzio? Perché quando è il momento avremo questa chiarezza sappiamo con chi prendercela. I lavoratori temono per il proprio futuro e soprattutto invocano chiarezza dalle istituzioni. Da mesi senza soldi hanno difficoltà anche a mettere un piatto a tavola. L'esasperazione davanti ai cancelli lo testimonia più di 1000 parole. Mi dovete dire come dobbiamo andare avanti, non ci abbiamo più i soldi per pagare un bicione.
non ci abbiamo più i soldi per mangiare. Siamo esasperati. Loro prendono lo stipendio e noi siamo così. Ieri addirittura un collega nostro si è sentito male, sta ricoverato in neurologia proprio per le cose nervose, perché è un nostro diritto, ci viene negato. Sono quattro mensilità e signori miei, non sappiamo come fa. Allora, noi lavoratori del bacino siamo disperati perché abbiamo preso l'ultima mensilità di marzo, che equivale al mese di febbraio. Alla mattina ci alziamo e veniamo a lavorare alla Salerno Pulita. Giustamente la Salerno Pulita dice noi, cioè stiamo pagando comunque, stiamo rientrando. Giustamente il presidente dice che noi dobbiamo effettuare il servizio, e ha ragione, perché dice noi stiamo rientrando e voi ci create di servizio. Però il problema è un altro: quello che chiediamo, proprio perché la Salerno Pulita sta rientrando e noi effettuiamo il servizio alla Salerno Pulita, vogliamo essere pagati direttamente dalla Salerno Pulita. Il post voto nei capoluoghi a Benevento, stamani in tribunale, la proclamazione dei consiglieri eletti, ma ed impazzare sono i rumors sulla giunta Mastella. Prima fila occupata quasi interamente, con qualche intruso, dalla maggioranza che sarà guidata da Clemente Mastella. Poi Grillini, Farese e Sguera, l'omonimo di quest'ultimo eletto tra le file di Benevento Popolare, mentre la rappresentanza Dem era ridotta alla sparuta presenza dei civici Aversano e Di Dio. La proclamazione degli eletti in tribunale è l'ultimo step formale, prima che il nuovo consiglio comunale dell'era Mastella possa insediarsi a Palazzo Mosti. Ma in attesa dell'esordio del rinnovato parlamentino beneventano, ad impazzare è ovviamente il Toto Giunta. L'idea dell'ex ministro è chiara: giunta politica in cui vadano premiate le performance elettorali dei candidati al primo turno e i partiti che hanno sostenuto la battaglia al suo fianco. Una o due le deleghe da assegnare ad esterni. Alla cultura potrebbe esserci il ritorno di Nazareno Orlando, che ha sostenuto Mastella ma senza presentarsi tra le sue liste. Un tecnico puro, forse un docente universitario, andrebbe invece ad occuparsi dei delicati affari legati al bilancio. Il perno attorno al quale ruota la costruzione della squadra al momento è Luigi Ambrosone, il recordman di preferenze e pass da Randi Clemente Mastella. Balla tra l'incarico di assessore al commercio e quello di vice sindaco. La fascia tricolore è indecisa se premiare la lealtà dell'ex consigliere di minoranza oppure bilanciare le anime politiche della sua coalizione, rispettando l'accordo di massima della vigilia che prevedeva per la casella di numero 2 un esponente di Forza Italia. Però è chiaro che le scelte spettano a lui, sia per quanto riguarda le deleghe di assessore, se lui riterrà opportuno che io possa far parte della squadra che dovrà governare come esecutivo la città, e sia anche per quanto riguarda la possibilità di poter essere il suo vice, che sicuramente per me sarà un onore non di poco conto se lui dovesse decidere in questo modo. E questa mattina il passaggio del commissario prefettizio Maria Grazia Nicolò al neo primo cittadino di Caserta, Carlo Marino. Tanta emozione ed è chiara per il nuovo sindaco. Si apre una nuova pagina per la città di Caserta. Questa mattina il saluto del commissario prefettizio Maria Grazia Nicolò e l'insediamento ufficiale, con tanto di fascia tricolore, al nuovo sindaco della città, Carlo Marino. È stata una campagna elettorale avvincente, soprattutto nelle ultime due settimane, che hanno visto antagonista Riccardo Ventre, rappresentante del centrodestra. Una forza politica, quella di destra, che Caserta si appresta sicuramente a ricostruire, partendo dall'opposizione. Sorride Matteo Renzi, che più volte negli ultimi mesi è stato in campagna. Prima la Reggia, poi l'incontro con Marino a Napoli, infine l'arrivo del premier a Marcianise. Sorridente anche il commissario prefettizio Maria Grazia Nicolò, che lascia la città nelle mani del sindaco Marino, emozionato per questa nuova avventura. Beh, non riesco ancora a metterlo a fuoco. Quando mi chiamano sindaco mi giro a destra e a sinistra cercandolo, ma al di là dell'emozione, al di là del senso anche di appartenenza a questa città, io che sono figlio di questa città mi sento orgogliosamente di rappresentarla, e sento anche la responsabilità di affrontare in modo celere e subito le risposte serie e concrete che dobbiamo dare ai casertani. Lo voglio fare insieme a loro e lo vogliamo fare insieme alla macchina di governo, alla macchina amministrativa che i prossimi giorni incontrerò. Idee sempre chiare, quelle di Carlo Marino, che da subito è al lavoro per riportare la città alla normalità che i casertani chiedono da tempo. Sono già nelle prossime ore a lavorare col corpo di polizia municipale. Noi vogliamo immediatamente riportare le regole e il rispetto del cittadino in questa città. Quindi vedrete immediatamente che in prima persona, insieme al corpo di polizia municipale, insieme ai dirigenti, saremo a dare senso di appartenenza ma anche senso di responsabilità ai casertani. Da oggi piena sinergia tra la Procura Generale di Napoli e la Regione Campania nel monitoraggio e controllo delle morti bianche e degli infortuni sui luoghi di lavoro.
Una sinergia concreta, un protocollo d'intesa per la tutela dei lavoratori in Campania. Procura e Regione insieme per combattere morti bianche e fenomeni di infortuni sul lavoro. Si è partiti con il progetto di formazione di garanzia giovane dei lavoratori socialmente utili e di work experience. Oggi il passo in avanti. L'accordo di oggi, ha rimarcato il procuratore generale Riello, ha però un precedente, un analogo protocollo. Fu firmato nel 2009 e coordinato dall'attuale procuratore di Avellino, Rosario Cantelmo, che è stato uno degli iniziatori di questo programma. Il tavolo tecnico tra magistrati e regione dovrà essere concretizzato sul piano della informatizzazione attraverso una banca dati che raccolga la storia relativa ad aziende e cantieri presenti sul territorio. Avere una banca dati posta a disposizione dalla regione, dalla quale attingere in modo continuo e organico delle informazioni e dare da parte nostra le informazioni ostensibili, significa porre le basi perché la cultura della sicurezza sia qualcosa di estremamente palpabile e concreto. Credo che i risultati non tarderanno a venire. E i dati parlano chiaro, li racconta il governatore De Luca, che conta 4.300 infortuni gravi o invalidanti in Campania. Si apre un campo di attività che è di grandissimo interesse, perché a cavallo del problema sociale e sanitario, che è ovviamente la priorità, avere un lavoro preventivo per evitare morti sul lavoro e mutilati sul lavoro, ma che è anche una grande operazione di bonifica e di legalità da introdurre in tutta la regione. Quindi a me pare davvero un'iniziativa di grandissimo rilievo. Del mistero per la scomparsa di Paolo Parisi, il 25enne della provincia di Napoli, partito per le Marche in cerca di lavoro, di cui però non si hanno più notizie da 10 giorni. L'apprensione dei familiari: abbiamo paura che gli sia successo qualcosa di brutto. Rocco Fatibene. Il treno per Napoli Paolo Parisi non l'ha mai preso e da 2 settimane ha fatto perdere ogni sua traccia, lasciando in apprensione un'intera famiglia che sta vivendo un vero e proprio incubo. Il 25enne di Liveri, cittadina in provincia di Napoli, aveva fatto i bagagli alla volta di Corridonia, nel piccolo centro delle Marche, giunto il 28 maggio scorso. Avrebbe dovuto trascorrere un paio di settimane a casa della zia, un periodo sabbatico durante il quale Paolo avrebbe dovuto valutare alcune opportunità lavorative. Il lavoro purtroppo non l'ha trovato. Paolo decide quindi di far ritorno a casa. La mattina del 12 giugno viene accompagnato dalla zia alla stazione ferroviaria, previsto per le 9:30 il suo ritorno a Napoli, ma Paolo alla stazione Garibaldi non arriverà mai. A Liveri intanto cresce la preoccupazione per le sorti del giovane, che pur avendo alle spalle un passato difficile caratterizzato dalle ristrettezze economiche della famiglia e dal carcere per una serie di reati minori, era comunque conosciuto e ben voluto da tutti. Un buono guaglio, come è successo quello che è successo non si sa, che è successo. Un ragazzo che per me è un bravo ragazzo, non è che non ho niente da... Certo, è una cosa strana che è scomparso, non lo so. Poi io le domandai a mia mamma, e se per lei e mia moglie passava la mamma, a Angeli, ma che è successo? Io l'aiuto a mia sorella, non so, c'è dove sta questa sorella che lavora. E dice che non lavora... Un altro volta, dice, ma me ne vado proprio, che non ci ha dato pure 60 euro, non fa niente, questo non è arrivato mai. Drammatico l'appello di Giorgio, lo zio del 25enne scomparso. Spero di trovarlo vivo, dove sta, di accendere il telefonino, sentirsi come sta, se sta bene o sta male, lo possiamo anche andare a prendere, più di questo, spero che si fa vivo. Sono le 20:14, il nostro telegiornale finisce qui. Un ringraziamento a Paolo Romano in regia, grazie soprattutto a voi che ci avete seguiti da casa. Vi invito ovviamente a restare sintonizzati sul canale 696 del Digitale Terrestre, a seguire il TG Sport, speciale calciomercato. Buonasera.